quest'opera è dovuta soprattutto alla commissione del Consiglio Pastorale, che dopo i festeggiamenti della ricorrenza del mio cinquantesimo hanno voluto fermare l'attenzione un po' sui fatti salienti della mia vita. C'è un aneddoto particolare che vuole raccontarci in questi 50 anni di sacerdozio? Ma sono parecchi gli aneddoti. Io per esempio ricordo sempre con grande commozione e grande soprattutto partecipazione il mio soccorso in Irpinia con i terremotati, e soprattutto quando siamo stati incaricati a seppellire i morti nel completo silenzio e nella completa solitudine lì nei monti dell'Irpinia, San Gregorio Magno, Muro Lucano, e ci hanno incaricato per poter noi, io con i volontari che ho portato da Gela, allora ero a Macchitella, a un certo momento abbiamo fatto questo servizio con grande silenzio e siamo ritornati a Gela dopo il Natale, perché abbiamo fatto il Natale con i nostri fratelli terremotati. Lei ha operato a Gela anche in un periodo difficile, ci riferiamo alla fine degli anni 80, inizi 90, quando scoppiò la guerra di mafia. Di quel periodo cruento di Gela cosa ricorda? Ma io ricordo la tensione e anche le lacrime della Chiesa, soprattutto perché si rivolgeva alla città e la città sembrava sorda agli appelli. Ricordo la lettera che abbiamo fatto nel 1987, precedentemente la marcia con il vescovo Cirincione, l'allora sindaco Vincenzo Giunta, e noi abbiamo voluto svegliare la città dicendo le inadempienze, i ritardi e il pericolo del domani. Purtroppo quel domani si è verificato ed è successo. Il vento è cambiato. Sì, ma è terribile, proprio perché c'era questa situazione che dove si vedevano proprio le realtà che andavano a finire a questo eccidio terribile, io lo chiamo, della città e soprattutto dei nostri giovani, soprattutto per quanto concerne anche tutta la sparatoria che c'era alla sala giochi, e c'erano i nostri ragazzi. In conclusione, cosa le ha dato Gela in questi 50 anni? Cosa lei ha dato alla città? Allora, Gela mi ha dato la spinta a credere di più nella mia missione di servizio. Io ho cercato di dare questo servizio anche se le aspettative non sono state risposte dalla corrispondenza di tante persone. Cosa voleva allora? Ma io avrei voluto una maggiore, come dicevamo noi, l'appello alla città unita, un maggiore coinvolgimento da parte delle forze politiche, da parte delle forze sindacali, da parte degli operai, da parte di quelli che si lamentavano ma che poi non si sbracciavano.